a tutti, sono a farvi, non si può sentire. Oggi video pre-pasquale, è il Venerdì Santo oggi, quindi ho fatto un po' di spesa al mercato, di frutta e verdura così, e quindi vi voglio far vedere che cosa ho comprato. Nel frattempo vi faccio anche vedere che cosa ho nel frigo, anche di altri generi da supermercato, quindi non da mercato. È il cane. E niente, e poi niente, e poi niente. E se vi farò vedere anche tutto quello con casa, cioè nel senso i miei viveri nella dispensa. Sì, stavo pensando quello di farvi vedere anche in generale i miei viveri nella dispensa. Ora non so se farò tutto un mega video di prodotti alimentari in quarantena prima di Pasqua o se o li spezzerò. Comunque adesso iniziamo dal frigo e partiamo da quello che ho comprato al mercato come frutta e verdura. Via. Via. Go. Allora, come prima cosa partiamo da quello che ho fuori frigo come frutta e verdura e ho questi due avocadi che io non so voi, però io all'inizio li mettevo in frigo, poi mi sono trovata meglio a lasciarli fuori frigo, quindi li ho messi in questa tazzona. Bellissima, che fa molto primavera, e li tengo qua perché non ho più il portafrutta e quindi, nel senso, vabbè, comunque adesso questa cosa non c'entrava del mio portafrutta, li tengo comunque fuori frigo. Poi ho queste banane e anche le banane le ho messe appunto qua nel piatto vicino al frullatore per essere appunto frullate e le tengo anch'esse fuori frigo. In alternativa però le banane, quando sono troppe, io le congelo così sono sempre a tiro e sempre pronte per i miei smoothie. Apriamo il frigo. Allora, prima partiamo dalla frutta e la verdura. Allora, questa mattina al mercato ho preso l'insalata. Quindi questa qua verde e quella là rossa, insomma non so come si chiamano queste insalate, comunque le insalate fresche per farci una bella appunto insalata. Quante volte ho detto insalata? Poi sempre al banchetto frutta e verdura al mercato ho preso un bel melone e per me è il primo della stagione. Poi scendiamo e andiamo al primo cassetto. Allora, i limoni ce l'avevo già, sono quelli del mio papà. Quindi al banchetto, al mercato, abbiamo preso le mele, queste qua, le mele da fare appunto gli smoothie frullati. Poi i mandaranci o mandarini, non ditemi come si chiamano, e la differenza, non lo so. E poi le pere, sempre per fare gli smoothie. Le pere belle fresche. Poi, sì, spegniamo sto coso perché ogni volta. Poi, all'ultimo cassetto, e non ho niente. Oh. All'ultimo cassetto abbiamo due peperoni, le cipolline in erba, il sedano, due finocchi, le carote e poi in questo sacchetto abbiamo i pomodorini, quelli piccoli. Si dovrebbero chiamare ciliegini, quelli tondi dolci, i ciliegini penso, però non adesso. Ok. Allora, fino adesso vi ho fatto vedere la frutta e la verdura che abbiamo preso al mercato. Adesso invece vi continuo a far vedere le cose che ho nel frigo, ma che sono del supermercato, quindi che spesa ho fatto per prima di Pasqua, cosa c'ho nel frigo? Giro. Allora, nel mio frigo, prima di Pasqua, ma indipendentemente, però insomma, siamo prima di Pasqua, ho gli yogurt, tanti yogurt, che più o meno ho messo in ordine di scadenza, comunque quelli là con i cerealini, i biscottini, le cose al cioccolato, e questi qui invece sono quelli alla frutta che abbiamo trovato, ciliegie e pesca albicocca in pezzi, ok. Poi abbiamo come roba dolce i profiteroles, questi qua del Crai, e poi la Saint-Honoré, che è questa qua. Oh, mamma mia, mica d'Eva di bontà divina! Ok,
Ok, poi togliendo l'insalata che ve l'ho parlato prima, ho le sottilette, queste qua, le originali, anche se privi di ligo le file fondi, ma non le abbiamo trovate. E qua c'è un pezzo di pecorino che è veramente mostruoso, farvelo vedere, quindi lo lascio lì. Poi c'è il melone che vi ho fatto, ve l'ho parlato prima, e due salami del mio papà. Ok. Qua c'è il riso per Rocco, perché io lo congelo e poi mano a mano me ne tiro fuori un pacco e glielo do al mattino. Qua ci sono altri salami del mio papà, cioè perché lui pensa che siamo senza e continua a darci salami. Qui in sotto invece c'è il mitico lardo, sempre del mio papà. Poi al piano, allo scaffale, insomma, chiamiamolo come vuoi, e sottostante c'è un pezzo di parmigiano, questo qua del Crai. Poi abbiamo un pezzo, sì, un pezzo, come si chiama? Una confezione di salmone norvegese affumicato. E abbiamo un certosino, questo qua, la crescenza della Galbani. Abbiamo i ravioli mitici della Novella, questi qua di carne. Un pacco di mozzarelle Santa Lucia. E i troccoli, si chiamano i troccoli pugliesi, questi qua del Conad, non sapevo che si chiamavano troccoli. Bottiglioni di Coca-Cola per rutto libero, crodini, birra, vino e altra Coca-Cola per rutto libero. Di qui questo vino dolce. Poi abbiamo una serie di succhi di limone, che io onestamente fin coi limoni miei non uso, però li tengo anche per pulire qualcosa, vanno sempre bene. Un limoncetto di questi qui comprati, forse erano in qualche degusta box. Acqua di cocco, la mia mitica confezione di dulce di leche, che è quasi finita. Questa qui che è un'acqua dalle proteine della banana. La salsa barbecue, latte, succo alla pera, questo qua del Crai, ancora latte, questo qua della Tiguglio, acqua frizzante, vino e ginger. Anzi, il vino sarà anche meglio toglierlo. E quindi vi ho detto tutto, no? I limoni ve l'ho già detti. Qua nel secondo cassetto ci sono le leccornie della Leo, mandorle, noci, mangime, e al piano sotto ve l'ho già fatto vedere. Quindi il frigo l'abbiamo finito. Nel congelatore ho il cassetto del pane, dove per lo più c'è il pane della mamma e io me lo congelo. Poi qua ancora pane della mamma e qua c'è le pizze e focaccia al formaggio, le mie solite che mi faccio sempre vedere. Nel cassetto qui ci sono dei panini, di quelli degli hamburger, e altro pane, immagino, altro pane. Pomodorini dell'anno scorso del mio papà e le mie mitiche banane congelate, lì ancora banane congelate, qui carne, che non so però cos'è, e qua mirtiglie more, perché poi la roba quando si congela non si capisce più cos'è, pasta e pasta congelata e filetti di merluzzo. Gelati Kinder Bueno e la Sant'Onorè del Conad. Qui abbiamo il reparto patatine e là mi sa ancora pane. E qua ci sono solo i ghiacciolini. Ora che vi ho fatto vedere frigo e congelatore, passiamo alla dispensa. Più che altro la mia dispensa in quarantena prima di Pasqua. Quindi adesso vi faccio vedere. Passo così a random. Ok, questo è il cassetto della pasta, quindi c'ho la pasta e il riso misto, cioè pasta e riso misto. Qua c'ho il riso, aroma, jasmine, che è il basmati,
la polenta, comunque tengo tutta la roba così, e questa è di nuovo una polenta express ai formaggi, quindi pasta, riso, polente, cose del genere. Lì non c'è roba da mangiare, quindi qui non c'è roba da mangiare, qui sì c'è roba da mangiare, ma per Rocco, le sue crocchettine, e quindi nient'altro. Qua c'è roba da mangiare, però diciamo che è il cassetto delle porcherie. Sì, è il cassetto delle porcherie, quindi caramelle, marshmallow, la mia mitica crema spalmabile pan di stelle, altre caramelle miste, che queste ce le facciamo girare perché le altre sono confezioni troppo grandi, allora questa qua ogni tanto la riempiamo e ce la portiamo in giro per casa, la torta pan di stelle, il latte condensato, altre caramelle, le banane, mitiche banane. Poi questa è l'unica cosa che qua non c'entra perché a me non piace, è un preparato per crema tiramisù, ma non cioè, l'ho trovato nella degustabox, ma a me non piace. Quindi qua cioccolata a gogo della Ritter Sport e della Chupa Chups e lo Hacker, ok? Poi il cran caramel e qui altre caramelle Goleador, queste qua mix, altre libe, altre caramelle in generale, proprio, cioè praticamente proprio l'angolo dei paciughi. Invece là sotto ci sono elettrodomestici, cose, perché al piano basso non voglio mettere roba di cibarie. Qua invece il mio, diciamo, è proprio tutta la mia dispensa, quindi apriamo. Allora, qua merendine, le mitiche Fiesta, i plum cake, i cuor di mela, i cuor di mela. Qua i pan di stelle, là dietro i Nutella biscuits, poi giriamo di qua. Ok, Oreo cioccolato normale, Oreo cioccolato bianco, i plasmo, perché ragazzi io nel frullato adoro mettere i plasmo, come i lattanti, e poi qui ci sono i biscotti della salute con fave di cacao e cocco. Andiamo avanti, nel piano sotterraneo, nel piano di sotto, ci sono per lo più cracker e grissini, quindi sgranocchi, questi qua leggeri del Conad, questi qua, poi questi cracker qua che sono della misura alla soia, altri grissini, questi qua della Galbusera con il riso soffiato e questi qua normali. Giriamo. Pan bauletto, altri grissini e i crostini dorati da fare le bruschette. Qua ci sono i datteri, ma non vanno lì e non so dove poterli mettere. Mettiamoli al piano di sotto. Ok. Nel piano di sotto ci sono i bondì della Motta con la marmellata e questi sono i bondì normali senza marmellata, quindi da farcire con crema pan di stelle, dulce di leche, eccetera, 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 e i miei datteri. Poi giriamo di qua, ci sono le pannocchie e qua cosa c'è? Ah, ok, non le mandorle, le prugne secche. L'ho guardato tutto, ok, pannocchie, che potrei metterle anche sopra io le pannocchie, ok, e qua c'è un altro pacco di bondì alla marmellata, in realtà cercavo quelli alla ciliegia, ma abbiamo trovato due pacchi alla marmellata e ce li siamo presi. Partiamo di qua, c'è il pan carré, per fare toast o per farcire al mattino, un pacco di dizi, un pacco di patatine pie, delle piadine, penso, piadine, sì, che andiamo a vederle meglio di là, una confezione di sale grosso, altre patatine, queste qua sono alla salsa barbecue, poi il mix influence per gli aperitivi, anacardi salati, e queste patatine sono quelle che vi ho fatto vedere già di là, e qua appunto c'è la piadina per fare le pizze piane che piacciono a me. Al piano sotto non c'è cibaria, ma c'è carta, cannucce, cose del genere, tovaglioli. Ok, quindi abbiamo visto tutto. Sì, abbiamo visto tutto. Chiudiamo la mia dispensa. Allora, il caffè ovviamente è qui. Lì ci sono altri yo-yo che devo finire, quelli al cioccolato, e qua ci sono le mie cannella, zucchero, cose dolci, sciroppi dolci, cose del genere. E là c'è la mia scorta di tè e camomille. Come roba di cibarie, ma non c'entra niente, qui c'è il vino, c'è sempre cibarie. Comunque, insomma, vino bianco e vino rosso.
andiamo a questo reparto qua. Allora, questo reparto qua ve lo faccio vedere così random, però tanto per capire, vabbè, lì sotto ci sono più che altro medicine e salse, topping, zuccherose. Beh, saltando le medicine, abbiamo le salse, i topping al cioccolato, che in realtà andrebbero messi di lì, sapete cosa vi dico? Aspettate che li prendo. Ok, c'è il topping, questo qua, il caramello, che io adoro. Poi ci sono queste qua, le palline di arcobaleno, e poi c'è il topping, questo qua, ai frutti di bosco, quindi li sposterò adesso. Comunque, continuando, a parte le medicine, ci sono tre barattoli di marmellata, che però non me ne piace una, perché una è la fragola, questa è il frutto di bosco, però c'è anche lì dentro la fragola, e l'altra i fichi, quindi lasciamo perdere. Là c'è bicarbonato e altre vitamine e cose del genere. Lassù invece è il reparto del tonno, quindi il tonno, e degli, come si chiamano, sottoli, quella roba là, e di mais, tipo piselli, lenticchie, cose del genere. Comunque sottoli, tonno e confezioni di appunto mais, cose del genere. Nel reparto di là invece c'è il reparto pomodoro, quindi salsa di pomodoro e olio tipo di semi per friggere, cose del genere. Nel reparto di sotto invece abbiamo i funghetti che ha messo papà nel sott'olio e i pomodori secchi. Là c'è della mostarda, aceto e basta, praticamente del sale particolare per gli aromi, per la carne e le patatine. Tutti gli oli sono lì. Di qui c'ho solo le patate, quella confezione lì sono patate, qua c'è il reparto dell'aglio, qui ci sono le cipolle e in questa, ah, qua c'è uno stinco della Negroni da fare al forno, qua ci sono i pinoli che li ho presi al mercato e poi c'è origano, semolino, pepe bianco e quello lì che non so cos'è, cannella. Ok, la mia dispensa praticamente è finita. L'acqua naturale frizzante ce l'ho nella scala, perché io qua ho riscaldamento a terra e quindi non ho spazio per tenere l'acqua. Preferisco tenerla appunto lì nella scala, che c'è più freddo. E poi altre cose che abbiamo, e poi è finito veramente tutto, l'uovo di Pasqua giusto per il simbolo e una colomba. Avevamo un'altra colomba che è quella della Maina, ma è svampata ieri sera, che voi penso vedrete nel video di oggi. Quindi faccio vedere Rocchetto, che lui se ne sta lì bello beato, si fa due giretti nel terrazzo giusto per pisciarmici un po' e poi lui se ne va sul divano. Invece la Leo è da stamattina che è sul terrazzo e chi la toglie? Cioè, mi fa morire di freddo, perché però devo lavare alle 7:30 passate, ma lei se ne sta praticamente tutta la giornata fuori, meglio così. Quindi questo video finisce qui. Non vi faccio gli auguri di Pasqua, perché voglio farveli, cioè voglio fare un video anche domani, quindi nel senso ve li faccio belli 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 freschi, più vicini a Pasqua, e niente, vi mando un bacio grande, ciao!